I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Eccoci, che non si dica che non ero qua a fine canzone, Maurizio. No, devo ancora riempire. Chi lo dica? Senti? Devo riempire la borraccia. Mannaggia, non ho fatto in tempo. Perché ci si accusa? No. Di già? No, non ci si accusa. Buongiorno, ragazzi. Giovedì 28 marzo. Ragazzi, 28 marzo. Oh, oggi è il compleanno di mia mamma. Tanti auguri. Veramente? La Carla. Signora Carla. 37, la signora Carla, sì, 60. Tipo, sì. Ma i tuoi non sono ancora ottantenni? No, ma pensa come avere i genitori così giovani. La Carla non si può dire quanti anni. Non è carino da dire, si dice sempre, non si chiede l'età. Come fate voi a capire l'età di una persona? dalle rughe intorno agli occhi. Le ginocchia. Adesso c'è il picotage. Cos'è? Il picotage. Questo non lo so neanche io. Il picotage sono delle piccole iniezioni che, come una zanzara, non vanno dentro, vanno proprio solo sotto la pelle. Quindi non iniettano niente. No, iniettano. Acido ialurone. Ma non è un cognome, inietto, inietta. Vabbè, comunque. Iniettano. Il picotage. Io l'ho fatto una volta. Il picotage. Che bella, una volta mi hanno portato e mi hanno fatto il picotage. Farine. No, ma difatti, io ho detto, raga, ma troppo... cosa ti hanno iniettato? No, ti iniettano questa cosa, ma non va proprio dentro, va proprio appena sotto la pelle. Bisogna essere bravi, fanno tipo. Sì, ma cosa? Secondo me è quell'acido lì. Non sai cosa ti hanno messo sotto pelle. No, ma il microchip. No, vabbè, comunque ti metto come dire. Oppure. Io ho degli amici che vanno a spararsi le vitamine. Vitamina in faccia e flebo di vitamine. Poi c'è, vabbè, il Botox, quello ormai è diffuso come. Ormai hai fatto il Botox? No. Ti prego. No. Ti cambia l'espressione. Ma vorresti? No, ti prego di no. Ah, ok, no, pensavo dicessi No, perché poi dicono che ti si paralizzano quella parte lì. È proprio la tossina botulinica fa quello. Botulinica. Ne abbiamo già parlato, che ci si fa anche sul palmo della mano per chi ha le mani sudate. Vabbè, comunque, c'è il picotage, c'è le vitamine, c'è il picotage. Poi cosa c'è ancora per il vino? I massaggi al viso. C'è lo yoga facciale. Certo. Ce n'è. Sì, io dico sempre, ci sono anche i fili. Hai mai visto? Non è lift. Ti attaccano il filo qua? No, inseriscono filo e tirano. Ostia. No? E dove lo attaccano? Dentro. Vabbè, fuori esce un nodino. Ah, c'è proprio i gancetti. Sì, penso che quel filo. Comunque, ragazzi, si riassorbe. Io quando a volte non me lo dimenticherò mai, una volta a Los Angeles, che è la patria di quella roba lì, andai per un programma per le Iene, andai da questo che era famoso, era anche italiano tra l'altro, e dicevano che era il guru di Sharon Stone, tutti questi così. Io andai e avevo detto, ok, se io fossi un attore, oggi becco tutti bene, cosa mi faresti? Sì. Oh, cosa tutto, mi ha detto, c'hai il naso storto, ti sei pelato, c'hai il doppio mento. Mi ha detto, mi voleva mettere una placca nel mento, per così non mi andava via il doppio mento. Poi qui gli zigomini. Poi vabbè, i capelli ovviamente, poi la blefero, poi il naso me lo voleva raddrizzare. Ho detto, ragazzi, non pensavo avesse messo così male. Ti immagini se tu avessi seguito? Però io sono andato a una festa dove arrivò questo signore di 80 anni, più vecchio della mamma di Maurizio, che di faccia ne dimostrava 20, nel senso che la pelle ormai era così trasparente. A forza di tirarla, che vedevo le vene, però cazzo, le mani, io voglio dire, però metti i guanti, le mani non mentono. No, sai cos'è non mente? Le ginocchia. Certo, le mani e le ginocchia. Leggi a tua una donna tutta bella così con la minigonna, poi butti l'occhio e vedi un elefante, vedi se ma anche all'uomo, io quando faccio yoga, che faccio il cane la faccia in giù, cazzo, vedo tutte le ginocchia con le pieghe, dico, certo, che brutto che te sei. Accettiamoci. Io sono brutto, l'ho accettato. Accettati. Felicità. Che bello mi va. Siamo in diretta, tra l'altro. Wow. Questa la tagliamo. Non sai descrivere. Fabio. Savinia. Male la tagliamo, Fabio. Allora.
Maurizio. Perdonami, ma siamo in diretta registrati, non capisco più niente. In questo momento siamo in diretta. Siamo in diretta, esatto, in questo momento. Ok, piccolo caso, sono andata a vedere un attimo gli effetti del picotage. Allora, martedì, dice un'ascoltatrice, per dire che siamo in diretta, 9:11. Sì. Martedì alle Iene hanno parlato di uno che si mette il dado, quello da cucina, nel sedere, perché ringiovanisce. No, per aumentare, pare, ma immagino sia una reazione avversa. Il dado nel culo, scusami. Sì, e te lo devi tenere scusami, un po'. Ma di carne o vegetale? Quello, non quello lì 30% in meno però, di sale? No, però tu lo devi mettere nell'acqua, cioè devi fare una peretta. Ah! Come si fa? Beh, le perette col caffè si fanno. Certo, col caffè. Però col dado, cosa fa il dado? Scusami. A parte effetti collaterali. Pensa alle scoreggi. No, sì. Che ha fatto il minestrone, no? Scusami. Potaggio. No, comunque il dado nell'acqua calda lo sciogli. No, allora non lo diciamo perché poi dice. No, voglio capire. No, voglio capire lui cosa sosteneva. Non io posso chiamare Marco delle Iene. No, no, no. Lei. Allora, l'effetto desiderato, non so se poi si verifica, è di aumentare la dimensione delle natiche, no? Cioè il dado ti aumenta le chiavi? Parrebbe. Ma scusami, sta ascoltatrice. È un tutorial. No, no. Ma è roba a marcia. No, ragazzi, certo. Però l'ascoltatrice lo scrive, magari lei ce lo sta spiegando. Non lo so. No, comunque, no, te lo dico io, l'ho visto. Ok, l'hai visto. Quindi questa ragazza, questa donna, mi dicevi, si è messa il dado nell'acqua. Poi non si è lei. No. C'era una ragazza, un influencer, che spiegava come si fa su YouTube. Ok. Ci sono dei video da non seguire. Da non seguire. Dove alcune persone, alcune ragazze ti fanno vedere come che facendosi delle perette di dado, col dado da brodo tu aumenti la dimensione delle natiche come si dice del culo dei glutei. Beh, Maurizio, non provate la devi fare gli squat in palestra, ma no, minestrino, un bel soffritto, vabbè, insomma, ragazzi, ognuno non si fa, ragazzi, no non si fa, non scherziamo, no, non si fa, però, ma non lo so, però dico che questa cosa non la sapevo, sai? E invece gli effetti del ticotage no, non ci sono, è il picotage. Vabbè, ragazzi, bisogna accettare che si invecchia, bisogna cercare, come dice un grande dermatologo, tu non devi sembrare più giovane, ma devi essere la versione migliore della tua età. Sì. Questo ha più senso. Non l'hai vista quella lì su Instagram che c'ha tutta la faccia, che ha superato anche Catuo? Vabbè, comunque non è importante. La cosa bella è che abbiamo della bella musica. Voglio partire tranquillo perché noi siamo stanchi morti. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Ti accuso. È stanchezza. Che stanchezza. No, allora, per partire tranquilli, ragazzi, perché vi dovete ancora organizzare. Chi va via per Pasqua deve fare le valigie. Bisogna rallentare un attimo, se no ti entri a bomba nella Pasqua. Ma siamo in diretta. Ma siamo in diretta, oggi ci siamo registrati. Noi siamo completamente fulminati oggi. Non so, io ieri ho avuto una giornata lunghissima, non finiva più. Non ti ho neanche scritto ieri, visto? Non ho guardato Rai 3. No. Rai 3, c'era chi l'ha visto. Non l'ho visto. Non l'hai visto? Chi l'ha visto? Non è di martedì di solito. No, è mercoledì. No, scusami. No, vi volevo dire, invece, se ho la fortuna di tornare a casa presto, sai cosa mi mette a bolla, a parte i dischi, così? Gheo. Ah, Gheo, ragazzi, Gheo. Io vi dico una cosa, ragazzi, avete tempo, andate su Rai Play, se non avete... l'altro giorno sono arrivato a casa, facevano vedere la comunità valdese. Certo. E fanno vedere questi di Gheo, fanno vedere. Allora, intanto mi piace sia le mie zone, diciamo, quindi insomma, io sono più da montagna, la baita, la mucca, il cavallo, però poi quando vanno di e dicono Giorgio, che ogni tanto c'è anche su Repubblica queste cose qua. Giorgio ha lasciato, lavorava, era un manager di Milano, una vita del merda. Ma Giorgio ha lasciato tutto. Ha spento il computer. Ed ora vive, che ti fanno vedere che vive dall'altra parte. E dico, sì, ma Giorgio, quanti soldi c'aveva sul conto corrente per andare di là? Comunque, vabbè, quello mi esce la parte. Come vestiti, Giorgio? Come se l'è comprato? Certo, Giorgio che molla tutto e va a fare l'agricoltore. Ma oh, ma quello è un lavoro duro, ma io non ci credo che lui sta là da solo tutto il giorno. Lo sai come si chiama? Quiet quitting. Sì. Si torna lì. Ma a me sti articoli di gente che il giorno prima sei manager e dopo tu sai tenere un campo. Ma ragazzi, ma non è mica come... Ma voi avete presente? O parti con la barca. Esatto.
imbarchi tutta mio la papà famiglia. Mi diceva sempre l'orto è la terra è bassa, no? Certo. Che è un detto così, la terra è bassa, certo. Tu non è che fai il manager il giorno dopo dai 20 ettari li gestisci tu, ma che cazzo sei? Cioè, ma ci vuole comunque fatta la foto su Repubblica o lì così è un poi, po' una, sì. No, poi via la foto ci saranno quelli dietro che sono lì da 20 anni che dico che pensimi e tira. Comunque di Geuga mi piace anche, sì, quando vanno tipo la limonaia, certo. Voilà. Oh, il nonno aveva questa terra di ulivi, sì, sulle isole e il rumore il, ambiente, sì, dei passi sulla ghiaia, no, ma poi la voce che tengono tutto, no, no, ragazzi, proprio... Geo è una roba, sì, che mi fa proprio godere, sveva. sono bravi complimenti, ragazzi, di Geo. Mi fa ridere il nome Geo perché io la poi leggo Geo, però ho imparato Geo in Geo, Geo in Geo, è questo, sentilo qua. Questi sono tutti i servizi di Geo. Giorgio mangiava i pacchini nella plastica, le forchette di plastica a Milano. Ora gestisce una limonaia di 60.000 etti tutto da solo, senza usare i prodotti. Ma è così. Ai, che bello. Noi cosa sapremmo gestire andando via da qua? Manco l'orto se abbiamo fare. Ma io fai podcast. Io so fare podcast. Maurizio, te fai i momenti elettronici sulle isole, vai a Pantelleria. Maurizio si è preso la sua piazza e fai i momenti elettronici per le vecchie. Però con i passi, sì, con i passi su. Mi apprezzo. Va bene, no, ragazzi, di che cosa vogliamo parlare? Ah, vi volevo dire questa cosa. Oggi, a grande richiesta, chiamiamo anche la Giulia Innocenzi. Ma siamo in diretta? Siamo in diretta. Oggi siamo strani, ragazzi, come se avessimo fumato. Volevo dirvi che sto scrivendo in questi giorni delle cose. Ah! No, sto dicendo delle cose, non so se farò un libro, comunque sto scrivendo delle cose, sto scrivendo un po' un percorso dei libri che mi hanno aiutato. Ma l'hai scritto ora, per... datti pace. No, per i miei figli, magari non lo pubblico, per i miei figli, cioè dei libri che mi hanno aiutato nei momenti della vita e dando dei titoli, delle cose così. Ieri, rileggendo un po' di queste cose. I Zibaldoni. Cosa sono i Zibaldoni? Lo Zibaldone. È un con le uova. Con le uova. Ma no, quello che ti... dai, lo Zabaione. Quello Zabaione. Lo Zibaldone con Marsala. Vabbè, comunque. Mi è risaltato fuori il Cyrano de Bergerac. Ma a parte il film bellissimo con Depardieu. Esatto. Ma quel libro è una cosa, ragazzi, che se avete dei figli adolescenti glielo dovete tirare in faccia. Quel libro è una cosa di una potenza. Tirare forte in faccia. E sono andato a rivedere le cose sottolineate. A parte la frase quella, cos'è un bacio, un apposto florosa sulla parola t'amo, un poco più d'appresso. Quella lì. Dovea. No, ma lui che dice, in sostanza, io non sarò mai uno che va a lavorare per un deficiente, io sarò sempre uno che piuttosto nella vita non ce la fa, ma sono da solo. Dice, magari non sono una pianta che cresce tanto, però quel poco che cresce sono io, non sono... Ma sai che l'ho portato il libro, senti qua. Il problema, sai cosa, Maurizio? Sì. La prima cosa che ho scoperto rileggendo il Cyrano de Bergerac dopo tanti anni, che non ci vedo più. Sì. Vuoi i miei occhialini? Ma non ci vedo più, ragazzi, non ci vedo più. Gli occhialini. Allora, siccome è scritto in piccolo, dopo questa, siccome non siamo in diretta, la tagliamo e la rimontiamo. Si rifà. Allora, porco Giuda, guarda come. Guarda il braccio. Allora, senti qua. Andar sotto padrone, cercarmi un protettore, è come oscura edera che all'albero nutore s'appoggia arrampicandosi, leccandogli la scorza. Ma guarda che è fighissimo. Cioè, dice, dovrei andare a lavorare lì a leccare il culo a quello lì solo per crescere con lui, ma col cacchio. Potrei salir da furbo e non invece a forza. No, grazie. Va avanti, non ve lo voglio leggere tutto, sì, perché è lungo così. Oh, lui dice, tremare, arrovellarsi, preferire una visita a un paio di versi sparsi, stendere delle suppliche o farsi comandare, no grazie, no grazie, ma cantare, sognare, ridere, splendido, da solo in libertà, avere l'occhio sicuro, la voce in chiarità, mettersi, se ti va, di sghimbescio il cappello per un sì o per un no, fare un ode, fare un duello, fantasticare, a caccia non di gloria o di fortuna, su un viaggio a cui si pensa, sulla luna. E poi qua dice una cosa fantastica, che non è importante, lo diciamo sempre anche noi, che non è importante raggiungere i propri sogni, i propri desideri, ma è importante ciò che si desidera e cosa si sogna. Se poi viene il trionfo, ebbene, fatti suoi, ma mai, mai diventare un come tu mi vuoi. Sai quelli che nella vita fanno sempre, certo, quello che gli altri, certo, vogliono. Mamma mia, ragazzi. E seppur quercia o tiglio davvero non si è, se vuoi proprio non alto, ma farcela da sé. Wow. Possiamo
diretta. Ci abbiamo in diretta, ci abbiamo un adolescente da tiraglielo in faccia. Tiriamogli un libro in faccia, oh. Perché io so pazzo, eh. Non c'è scassato cazzo. Lotto, lotto, lotto. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. C'è addirittura un passaggio. Ancora? Non sei neanche riuscito a arrivare in fondo alla frase. Sai quelli che dicono? O vi leggo un altro passaggio, che due coglioni! Mamma mia. Un passo, no. Vai. Un passo a pagina. Vai. No, c'è volevo... il lapis in mano, guarda. No. Lapis. Il lapis. Lapis. Cos'è il lapis? La matita, lapis. Quella grigia. Si chiama lapis? Io in Toscana ho avuto un lapis. Io l'ho imparato da mia figlia. Davvero? Ho avuto a casa, papà mi passi il lapis. E io ho detto lapis. Anche per me. L'herpes, cos'è lapis? Sciacquati la bocca. Sciacquati la bocca. Volevo dirvi, ecco qua, scusami, Ok, avere il ventre logoro dalle marce, cioè vuol dire quando tu lavori con uno, non so se c'è qualcuno in ascolto che gli capita, magari un capo, un collega così, che ti fa venire il sangue amaro, c'è cioè il mal de panza, no? Quando non ce l'avete voi dei colleghi o dei padroni, non lo so, il capo, il direttore, che, o anche un dipendente, che sono anche i dipendenti, cioè che tu dici, mi fa venire proprio... E lui dice, io dovrei avere, aspetta perché come non ci vedo, col dito. Trovare. Ok, avere il ventre logoro dalle marce, senti, e il ginocchio più prestante sporco nel punto in cui si flette, cioè che ti metti mettere in ginocchio. Mai! Giammai! Giammai! Leccare la scorza! Leccare la scorza come l'edera! Ma vai, figa! Io avevo dei messaggi. Ma non si lecca più niente. Ma se siamo messi a registrare, allora siamo in diretta. In diretta. Aspetta, ce ne metto uno. Faccio leggere quel libro a mio figliolo di 13 anni. Mi ride in faccia, mi ride. Non saprebbe nemmeno leggerlo. Sono sicuro. Sembrava le Lippi. Di Viareggio, secondo me Livorno. Pisa Livorno. Comunque dico, ma che è sto nasone di me? Ma che. Mamma, quanto è bello anche il film. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Questo è Radio DJ, questo è il Volo del Mattino. E sentiamo dei vocali dei nostri ascoltatori. Ciao Fabio. Oh. Questo libro del Cyrano ti piace? Perché giustifica quello che sei tu. Un ribelle. Ciao che ribelle, ciao che ribelle. Non lecca le scorze. Io lotto. Buongiorno a tutti. Secondo me se aumenta i glutei è perché nel dato c'è il glutammato. Glutammato. Grande. Ma a me il dato non mi piace con tutto quel glutammato. Posso mettere direttamente carota? Allora, per chi si fosse collegato solo adesso, questi sono messaggi dell'inizio della puntata dove si raccontava che alle Iene hanno fatto vedere questa ragazza che facendo l'acqua col dado così, ma la peretta. Perché poi sembra che fosse la ragazza lì. Hanno parlato di questa pratica pericolosissima. Pericolosa di mettersi il brodo nel sedere perché aumenta il volume dei glutei. Del glutei. Come si fa col pollo? Sapete che ogni tanto il pollo che è un po' asciutto? Sì. Allora tu fai il brodo, poi prendi la siringa e lo siringhi tutto, capito? Ma a proposito di pollo, allora, sapete che sono andato alle Iene due settimane fa per il panda e ho detto che ho questo problema. E questo problema è che io davanti al supermercato, tra i vari, al supermercato non so più cosa comprare, perché ho detto a Viola, sto mangiando la quinoa. No, ma tu hai scoperto che la quinoa è aumentata perché tutti quelli come te la mangiano e là nei paesi dove la coltivano non la possono più mangiare. Ho detto, vabbè, l'avocado, sono andato a vedere la serie su Netflix, non si può. E quell'altro non si può. E le cose non si può. E io non so più cosa comprare senza far del male a nessuno. Fermo restando che io non voglio essere vegano. Io mangio pochissima carne, ma non voglio essere. Lo sono stato, tra l'altro. Sono stato anche crudista. Io penso a te. Siete mai stati crudisti? Se uno può soffrire per. Ho voluto provare tutto. Siccome poi a New York c'è il ristorante crudista, quindi è più facile. Vai lì e mangi. Si mangia bene. Raw. La cucina vegana è buonissima. Sì. Io non sono ancora pronto per quel passo lì. Ne mangio poca. Sì. Però insomma lì si è scatenato perché poi ho citato il film di Giulia Innocenzi, no? Food for Profit. Qui molti di voi, anche ieri abbiamo andato in onda, quando è che la chiamate? Quindi anche noi diamo il nostro boost perché quel film va assolutamente visto. Signore e signori, qui con noi Giulia Innocenzi, ciao Giulia! Ciao Fabio, ciao a tutti! Ciao, tanto sono contento di sapere che sei già sveglia a quest'ora. Sei uno che si sveglia presto.
No, perché le proiezioni finiscono tardi, però difatti devi macinare, esatto. Allora, ascoltami, food for profit, ho visto che è ancora al cinema, qua sono passato l'altro giorno, ma tu te lo immaginavi un tema così? Che è, cioè, nel senso che quando uno di solito fa una cosa del genere, sa che si scontra contro una serie di cose, invece sei riuscita a rompere, diciamo, questa barriera e sei riuscita ad arrivare nel mainstream con un tema molto importante. Sì, ma soprattutto senza casa di produzione, senza una grande distribuzione sale. Questa è la cosa più sconvolgente di tutte. Infatti mai avrei pensato una roba del genere. Mi ricordo che parlavamo e dicevamo: pensa che sogno se un cinema ci proiettasse. Uno. Allora, senti, no, ti devo chiedere questa cosa. L'altro giorno sono stato alle Iene e ho espresso un mio problema. Cioè, io non so più cosa comprare quando faccio la spesa. Ovviamente molti vegani mi hanno risposto che la risposta è vegana, ok? Ora, noi sappiamo che domani mattina nessuno di noi può diventare vegano subito così, ok? Se dovesse mai essere il futuro, ci vogliono degli anni. Ma tu, dopo che hai fatto questo film e che ci lavori da tanto tempo, puoi darci delle risposte? Che cosa bisogna fare? Cioè, come si inizia questo percorso, diciamo, per un mondo più equilibrato, se non voglio dire migliore, però che abbia un'armonia con tutto? Allora, prima di tutto prendendo consapevolezza, quindi diciamo che quello che non bisogna fare è non volersi informare, perché molti dicono: ma io voglio continuare a mangiare quella fettina di prosciutto che mi piace tanto, quindi non voglio vedere. Ecco, questo no, bisogna andare a prendersi le informazioni e quindi informarsi. Dopodiché ognuno di noi ha la propria etica, le proprie scelte, e quindi ognuno di noi decide, secondo me, qual è il costo del suo piatto. Quindi per te cos'è importante? Se vedi un animale soffrire, per te è importante? Se vedi l'inquinamento delle acque, per te è importante? Ognuno di noi decide, e poi dopo almeno decide sul proprio piatto, non devono essere gli altri a decidere per te. Comunque tu hai scatenato un putiferio con quel discorso lì, eh? Sì, ho visto. Mi hai fatti arrabbiare tutti, è stato tutti stupendo. Quelli che vogliono continuare a mangiare la carne e quelli che invece non la mangiano. Sono riuscito, come sempre faccio io, a mettere d'accordo tutti contro di me. Però la mia domanda è: siccome in questi giorni le notizie sono sempre più brutte, ce ne vuoi dare una bella del tipo che esiste qualcuno, a parte te nella tua cosa, però dico, esiste un qualcuno che noi possiamo seguire, cioè un progetto, anche solo, non una persona, anche solo un progetto, per dire: guarda, stanno votando questo progetto che decide che, capisci? Cioè, ci puoi dare una via d'uscita? Allora, guarda, per esempio, adesso ci saranno le europee a giugno, okay. Ci sono le associazioni animaliste che hanno stilato 10 punti in favore degli animali, dell'ambiente, cose varie, contro gli allevamenti intensivi. Chiedono ai candidati di sottoscrivere questi 10 punti, così vedremo noi cittadini quali sono quelli a favore, quali sono quelli contro, e possiamo fare un voto informato. Va bene, senti, in bocca al lupo, complimenti, Food for Profit, e grazie Giulia, ciao! Ciao, grazie! Ciao. Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Voglio di vegani. Moby è vegano, se lo fa. Sì, a New York ci sono proprio i ristoranti di Moby. C'è un ristorante di Moby. Ah, vero. Sì, Green, non mi ricordo. Sì, no, ma da tanti anni. Certo. Allora, la Giulia, che l'abbiamo registrata ieri per questione di orario. Sì. Tra l'altro sul finale si sentiva un po' di zazza, ma perché ci stavamo dilungando, non è che ha detto cose che abbiamo dovuto censurare, ve lo dico subito. Però ci si accusa. No. Dimostrate di essere in diretta. Andate a leggere. Prima notizia del today.it. Cosa dice il today.it? Allora, ma che è sta roba della dire? Ah, perché continuiamo a dirlo noi. Sì, allora, start la rassegna stampa, strage in famiglia, un po' brutto. Seconda notizia, Salvini: serve un tetto agli stranieri a scuola. Follia in strada, 22enne a colpire. Però tu, passanti. Viola, ti ho detto, Viola. Cosa? Devo riuscire a non sbroccare da qua a venerdì. Mi vai proprio a toccare il nervo. No, dovevo dimostrare che sei No, diretto. Mi vai proprio a toccare il nervo di Salvini. Tetto agli stranieri a che scuola. Che dice il tetto agli stranieri? Mi vai proprio a toccare il Ma nervo scoperto. Tetto sulla testa. Ah, nel senso che non devono stare in cortile, esatto. Devono stare sul tetto. Tutti coperti. Mi vai troppo a prendere. Mamma mia. Siamo in diretta o no? Generazioni, io vi dico una cosa, cari ascoltatori,
A voi, guarda, guarda, guarda come mi sto già. No, 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 prego, non sbrocco, non sbrocco. No, 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 ma non poi sbrocco. Giovedì. No, no, non sbrocco. E poi fosse martedì. Dico solo una cosa, sì, ragazzi. Sappiate questa cosa. No, ti prego, no, troppo stanco. Che non ce la si può anche fare franca. Cioè, si può anche essere delle merde per tutta la vita. Oh. Ok? Ma la linea da voi e quelli dopo di voi continua. Noi nasciamo e moriamo, ma quella linea lì va avanti, e ciò che non paghiamo noi lo pagano i nostri figli, i nostri nipoti, i figli dei nipoti, per sette generazioni, dice l'unico libro che ha venduto più di quelli di Fabio Volo, cioè la Bibbia. C'è la Bibbia. Quindi tutta la me che non ha gestito vostro padre ve la dovete gestire voi, e se non ve la gestite tutta la passate ai figli. Occhio, perché un attimo, lì ragazzi c'è una linea bocco giù, dare anche lo sciamano nella mano, lo sciamano nella mano quel giorno, ho capito che lo incontro, se va incontro, dici la Madonna, ma qua che c'è da fare, proprio una latrina. Vuoi dei messaggi? Sì. Ciao Fabio, sei un grande. Io non ho mai letto quel libro lì, ma adesso lo scarico e lo leggo. Radio. Guarda, sì, se non hai voglia di leggerlo, c'è un bellissimo film, ce ne sono tanti, c'è anche tantissimi spettacoli a teatro, l'avevo anche visto. Quello con Depardieu è sicuramente il più bello. Sì. C'è quella scena finale. Ciao. No. No, cioè, vai, mattino, vai. Ciao Fabio, io ho pensato, mio figlio 17enne che sta dormendo, oggi sono a casa da scuola. Chiamalo. E appena si sveglia, la prima proposta è Cyrano de Bergerac per le vacanze di Pasqua. Cosa dici? No, glielo dovresti tirare in faccia e svegliarlo così, picchiandoglielo in faccia, capito? Esatto. Allora, secondo me, per aumentare i glutei, basterebbe utilizzare quel brodo con i passatelli, ti fai belle ricchi di grana, fai un bel brodo di carne, bello grasso, mangiamo tutti i giorni, poi vedrai che il culo ti cresce. Ma in quel brodo lì? In quel brodo lì. Ma voi quello... il brodo, scusatemi, usate il dado o lo fate? Abbiamo parlato con l'orologio dell'innocenza, mi fa ridere. No. Con le carote, il sedano e ah, quindi e te ti fai brodo vegetale. Certo. Però cazzo. Sì. Ho un altro messaggio. Carissimi, mi mettete per favore un boia del Bimbo, perché ne ho veramente bisogno. Spero, da un po'. Guarda, ascoltatore Miki, ascoltatore Miki, che scrivi questa cosa che non veramente... No, aspetta, ti dico una cosa, guarda. Già ho detto il nome e la cosa lo so che ti ha dato già un brivido, perché sto parlando di te, ti sto dando attenzione. Sei veramente sulla strada sbagliata. Fidati. E non mi dire che sono ipocrita, perché ti vengo a cercare. Minacce! No, sto scherzando, non mi interessa, però sei sulla strada sbagliata, perché soffri tu. Boia! Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Stavo scherzando, Miki, non ti preoccupare, stavo scherzando, ero ironico. Viola, ma non sei fiera di me? Tu non sei fiera che io non hai fatto il tuo, che un messaggio così hai una responsabilità. Hai visto che guarda, sto anche scherzando, mi dispiace per chi vive così, però ognuno c'ha, chi a causa del suo mal pianga se stesso. Otto messaggi. Dai. Non mi ricordo assolutamente. Dai. Ragazzi, io col dado, tantissimi anni fa, nella mia adolescenza, ce lo siamo fumato un pezzo io e il mio socio. Ma perché? Questo è dalle mie parti. Muore da Brescia. Ma perché? A Brescia, a un certo punto, vabbè, ma noi a Brescia è famosa per quella roba lì. Fumare le cose. Per i cilum, le cose. Devo dire che da noi aveva preso molto, perché sono le valli, venivano giù. Insomma, dalle ma il dado. Aspetta, a un certo punto noi ci dicevano che bisognava fumare le strisce della buccia delle banane. Ma questo sono Anche da voi, i filamenti. Sì. Noi come dei rincoglioniti, andavamo, siccome noi andavamo al fruttivello, c'erano altre banane. Poi dopo la staccavamo via tutti. Bisogna aspettare che sei. Mio amico, fumiamo subito. Ho detto, ma figa, vai bagnare.
nato, bisogna aspettare che secchio, certo. Vai a stendere tutte le striscine, e poi a fumare, invece non facevo, però c'era quella, c'erano tutte una serie di leggende in quegli anni, c'era questa, ovviamente il dado l'abbiamo provato anche noi, perché assomiglia, ho capito. Ma andavi, a volte te lo vendevano quando ti ma lo senti subito. Io a Lisbona, a Lisbona, sul vicino al porto, stavo andando in Brasile, facevo scalo a Lisbona, sono andato lì e questo qui mi ha detto, mi ha dato tipo, credo si fosse di Querizia. Cos'è che hai detto, ha fatto? E mi ha dato tipo, vabbè, comunque. Certo, e poi a un certo punto ti dicevano che se tu raccoglievi il codice a barre del pacchetto di sigarette, ma cosa stai dicendo? Davano un'ambulanza. Tutte cose, anche i tappi delle bottiglie, se raccoglievi i tappi delle bottiglie, poi con quei soldi compravano la sedia a rotelle, le ambulanze, non lo so, vabbè. Abbiamo fumato di tutto. Ho un altro messaggio. Vai. Buongiorno a tutti. Ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio. Ciao. Comunque mia nonna lo diceva. Mangi al brodo che avviene al gambe grosse. Ah, mangia il brodo che vengono le gambe grosse. Ma non i glutei. Sì. Quindi gamba grossa, panogia segura. Dicono delle zone di Udine. Non lo so. Vabbè. Va bene, abbiamo finito Maurizio? Sì, quasi. Bene, allora Cyrano. Oggi abbiamo citato il Cyrano e food no profit. Fortuna che non siamo in diretta. Ti immagini fossimo in diretta? No. Vediamo, guarda qua, come no? Guarda qua, oggi. No, siamo in diretta? Ciao, sì, grazie mille, Lucia da Padova, guarda qua. Mi sto leggendo in diretta, guarda, sì, io poi. Mi sono fubato l'ambre magica. Ragazzi, si va all'ospedale. No, ragazzi. I miei compagni delle medie temperavano le matite e facevano le sigarette. Ah, ma no, invece del tabacco usavano il legno della matita. Ah, ma ragazzi, ma che generazione siete? Io non vi capisco. Domani, ma si va all'ospedale. Ultimo momento elettronico. Ah, ragazzi, ho questa notizia da darvi, che Maurizio ha deciso che chiude il momento elettronico. Chiuso. Domani fa l'ultimo. L'ultimo domani. Registratevelo. Ma finché non lo vedo. Ciao ragazzi, io parto, ciao. Prendetelo voi e crofici. Radio DJ, la trovi anche in podcast.